Sono Alfredo Bider, vincitore del premio Images. Tu test e Riennest. Europa non è solo un mito, è un continente. Qui in Piemonte è stato per secoli anche un luogo di culto. Europa, Europa, qui si era attesa la donna sole. Addirittura nella città di Biella, un'importante necropoli, ecco, ci lascia i resti di questo culto. Cosa successe? Che nel Medioevo, in un periodo di guerra e di contese, fu nominato per sbaglio un vescovo valdostano, un vescovo supplente pro tempore, che resse la diocesi per 30 anni e volendola pacificare fece questa grande invenzione, fece diventare questo luogo di culto preistorico il più importante santuario delle Alpi. Quindi quello che oggi ci sembra un grande santuario in realtà nacque come un trattato di pace, un trattato fondativo addirittura da cui potrebbe essere nato lo Stato piemontese. Il motto di Casa Chalin ci dice «Tout est et rien n'est», tutto è e non è niente. È un po' come questa storia, che vuole essere un racconto, che con una narrazione, diciamo, leggera, che fa volare i lettori, ci porta, ecco, a conoscere un po' le radici più profonde della narrazione della cultura piemontese. Questo libro parla anche di questa Europa qui.